Beh, è veramente un bel borgo, si vedono dalle strade, è facile capire come poteva essere il paese nel Medioevo. Vero, Manuela? Sì, perché vediamo i resti delle mura. Hanno anche mantenuto le strade con i sassi di fiume. Dove sarà l'ingresso, secondo te? Di lì. Seguiamo il campanile. Questo qui era. Cosa ti sembra questo? Spettacolare. Sembra la facciata. Una risonatrice. Sembra la facciata della chiesa originaria. Sono tanti turisti anche. Chiediamo se possiamo unirci alla visita guidata. Deve essere questa quella che viene detta la chiesa del diavolo, che sarebbe incompiuta a causa del fatto che il diavolo non ha fatto in tempo per l'arrivare della luce a finire il lavoro. Sarebbe stata la regina Teodolinda, sfruttando dei suoi poteri magico-teurgici con le influenze divine, a indurlo a ricostruirla, perché sarebbe sempre lui che l'ha distrutta. Si dice che le memorie storiche dicono che è stato un terremoto nel 1100 a far crollare il soffitto delle prime tre campate della chiesa. Questa sarebbe la facciata che era imperniata sulle mura e quindi in realtà non aveva un vero e proprio portale. Il campanile addossato alla facciata. Sarebbe originale soltanto la base, mentre il resto sarebbe stato poi costruito più tardi.